L'assenza di gabbionetta per noi è qualcosa in più per magari far punti e cercare di vincere la partita, cosa che noi scenderemo in campo per i 3 punti ovviamente. E comunque anche senza gabbionetta c'ha degli attaccanti comunque per categoria importanti come Coda, come Donnarumma, che ci metteranno in difficoltà e quindi tocca a noi e far vedere di che pasta siamo fatti, e non dimenticando che comunque Salernitana non è una promossa, quindi viene da una serie negativa di risultati, per cui sarà un po' un'ultima spiaggia per loro e quindi sarà una partita molto difficile.